è ancora in vita. A voi. Grazie, grazie Elisa al tuo ospite. Ma allora io andrei però a sentire cosa ci dice direttamente dalla Turchia uno dei vigili del fuoco impegnati, il portavoce Luca Cari. Sentiamo il suo racconto. Siamo arrivati alla zona di Antioch, siamo in attesa, stiamo organizzando, stiamo verificando e appena ci viene assegnato, quindi l'area di ricerca cominceremo a lavorare. Però da faccenda abbiamo visto, abbiamo cominciato a vedere gli effetti del terremoto nella cittadina di Belen, case crollate. L'obiettivo dei vigili del fuoco è quello di trovare persone in vita, siamo ovviamente ancora in un limite di tempo che consente la speranza, ovviamente. Il lavoro è un lavoro molto, molto complicato, siamo attrezzati e preparati, i nostri vigili del fuoco usano per fare questo tipo di lavoro, quindi cercheremo di dare il massimo per aiutare questa popolazione in difficoltà. Era Luca Cari, portavoce vigile del fuoco, impegnato con la prima squadra dei soccorsi arrivate dall'Italia proprio sul campo per aiutare le popolazioni. Si stanno sollevando le macerie per cercare di salvare quante più persone possibile.